andiamo di qua. Qua stavolta la porta è chiusa. Entriamoci. Ma questo non è un bambino Zora. Ho l'impressione che ciò vada oltre le mie competenze. Ah no, so chi è che parla. Ma questo non è un bambino Zora. Ho l'impressione che ciò vada oltre le mie competenze. Dottore, se non si fa qualcosa al bambino... Lo sapevo, i dottori degli umani non ci sanno proprio fare. Ho sentito dire che il pastore del villaggio calbarico a Holdin sa come curare gli Zora e i Goron. Sarà vero! Forse se lo portiamo in quel villaggio... Il cammino è irto di pericoli. Non si può rimanere indifferenti davanti a una donzella in difficoltà. Io mi unirò a voi. Bene. Per raggiungere il villaggio calbarico bisogna oltrepassare due pianure infestate dai mostri. Ma non dovrebbe essere tanto dura. Vigliacchi, non fatevi più vedere. Ah! Sembra che sia rimasto un giovane spadaccino. E sembra anche che verrà con noi, quindi preparati subito. Tu conosci quella ragazza, vero? In questo momento non si ricorda neanche come si chiama, come mi dispiace. Che ragazza ammirevole. Ha sfidato ogni pericolo per salvare questo ragazzo in fin di vita sul ciglio della strada. Ha avuto più coraggio lei dei soldati di Hyrule, questo è poco ma sicuro. Devi assolutamente cercare di aiutarla. Pare che il ponte a est non si possa più attraversare, quindi bisogna usare quello a ovest. Sai cosa significa? Che dovrai occupartene tu. Grazie, posso chiederti come ti chiami? Link? Link, non potrò mai dimenticare quello che stai facendo per me. Sarebbe meglio che risparmiassi il fiato adesso. Ne riparleremo quando arriveremo al villaggio calbarico. Hai dei begli occhi. Occhi orgogliosi come quelli di una bestia feroce. Se arriveremo sani e salvi al villaggio calbarico, ti ricompenserò adeguatamente. Link, non sorridere. Oh my god. Comunque, mettiamo a posto un attimo gli oggetti perché non sono ben equipaggiato in questo momento.
Ok, perfetto, ho solo messo l'arco normale. E il boomerang ci servirà, sì. Sì, è vero. Andiamo, seguiamo la carrozza intanto. Dobbiamo seguire quel percorso che si vede nella minimappa. Escortare la carrozza fino al villaggio calbarico. Wow. Siamo arrivati al ponte di Hylia intanto. Yes. Avanti, questo è il tuo momento. In gamba, giovanotto. Ok, sì, questo è il mio momento. In realtà questo coso è più semplice di quello dell'altra volta. Perché, vedrete. Intanto tiriamo fuori l'arco. Tiriamo fuori... No, no, sì, tiriamo fuori l'arco e miriamo bene. Yes, colpito una volta, perfetto. È più semplice perché appunto dobbiamo usare l'arco. Non possiamo proprio usare la spada. Vai un attimo avanti, ok. Arco, mira bene e colpiscilo. Ora hai la chiave del cancello, è la chiave per aprire il cancello che conduce al villaggio calbarico. Così a caso. Ottimo lavoro, continua così per tutto il resto del viaggio. Ok, seguiamo ancora la carrozza. Vai. Anzi, precediamola, perché qua in questa zona credo che ci siano dei tizi che ci daranno fastidio. Ecco. Epona, dove stai andando? Ok, fermati. Tizi. Crepa, ok. Perfetto, la carrozza è in fiamme. E non vedo dov'è, tra l'altro. Dov'è? Dov'è la carrozza? Non la vedo. Ecco. No, no, no. Se la carrozza si brucia è game over. Ok, lancia il boomerang e spegnila. E vai. Perfetto. E adesso... Qua scendiamo. No, no, non devi spronare Epona, fermati. Scendi. Ok, perfetto. 3 ore per scendere da Epona ogni volta. Apri il cancello. Yes. E ovviamente Thelma non è che mi aspetta, no? Parte e basta. Oh my god. E questa è la parte rognosa di questo, di questa parte di gioco. Ecco. Perché ci sono intanto dei tizi che possiamo far fuori con le frecce. Oh my god, il cinghiale. Crepa. E crepa pure tu. Perfetto. Andiamo avanti. Oh no, ecco, questo succede. Questo succede. Esplode una bomba e la carrozza devia e deve rifare tutto il giro. Ah, una cosa che odio. Perfetto, colpito il tizio. Vai. Segui ancora la carrozza. Seguila. No, non fermarti. Non fermarti. Ok. Vai. No. Ecco, di nuovo la bomba. Ehi, il cavallo è spaventato dalle bombe e sta andando fuori strada.
Guarda la mappa e fai qualcosa prima che lancino un'altra bomba. Ok, devo menare quel tizio intanto. Odio sta parte del gioco. La odio con tutto il cuore, davvero. Ah, perché la carrozza va a una velocità che... Oh my god. La carrozza va o troppo veloce o troppo lenta, in base a come... vai. Segui la carrozza. Segui la carrozza. Ok, precedila. No, precedila la carrozza. Ok. Usa... No, stordisci. Stordisci col boomerang. Yes. Yes. La carrozza è passata? È passata la carrozza? Voi crepate intanto. Perfetto. Mira... Oh my god. Oh my god, Epona! Oh my god. Via. Via. Vai avanti, non far bruciare la carrozza. Ok, mira la carrozza. Mira la carrozza, spegnila. E vai avanti. Yes. Dai, che ci siamo quasi. Dai, che ci siamo quasi. Ok. No, scendi. Non devi parlare. Link, apri il cancello. Non devi parlarle. Vai, scendi da Epona. Oh my god, ogni volta. Apri il cancello. Yes. E a questo punto lasciamoli andare, semplicemente. E noi li seguiamo a ruota. Il peggio è passato. Se si riguarda, si riprenderà presto. Piuttosto, sai che ne è della mamma del bambino Zora? Bisogna senz'altro tranquillizzarla. Mentre delirava, non faceva che chiamarla. Se l'è vista brutta. Io gli starò vicino finché non si riprenderà completamente. Grazie, Colin. Senti, Link, a proposito di Iria... È vero quello che si dice di lei? Sì, non sarà semplice farle tornare la memoria. Ma ci riusciremo, abbi fede. Bisogna darle tempo, non dobbiamo metterle fretta. Vedrai che ritornerà in sé. Perciò ti chiedo di rimanere in questo villaggio fino ad allora. Abbiamo proprio bisogno di gente con il tuo coraggio. Non bisogna mai abbandonarsi alla disperazione. Ogni sforzo prevede una ricompensa. Vuoi mettere la tua forza a servizio di Hyrule? Anche in un regno come il nostro, in cui la speranza è molto tenue, c'è gente che non molla e che continua a lottare. Io sono fra quelli. Io sono Thelma. Credo di rimanere qui ancora un po'. Sono anche preoccupata per Iria. Link, la prossima volta ci vediamo nella mia trattoria, va bene? A dire la verità, la mia trattoria è un nascondiglio per tutti i miei amici. Sai che sul retro c'è anche una scorciatoia per il castello? Vieni pure a trovarmi in qualsiasi momento.
Ok, seguiamo Lutera. Dove ci stai portando? Beh, immagino. Immagino. Dato che stiamo andando da questa parte, questo è il cimitero. Va bene. Dove mi stai portando? Cioè, ho capito al cimitero, ma dove esattamente? Ok. Entriamo. Ti ringrazio di cuore per aver aiutato mio figlio. Questo villaggio, il villaggio Calvarico, è la terra in cui noi Zora riposeremo in eterno. L'anima del mio defunto marito, il re Zora, riposa in queste lande. E anche il fatto che mio figlio sia stato salvato qui, forse è un segno del destino. Ciò che ti avevo promesso si trova in questa tomba. Questa è la tunica che mio marito aveva fatto cucire per l'eroe. In essa risiede la forza degli Zora. Ora hai la tunica degli Zora, tunica misteriosa tramandata dagli Zora di generazione in generazione. Una volta indossata permette di muoversi anche nell'acqua, ma sarai più vulnerabile a fuoco e ghiaccio. Ora posso finalmente riposare accanto al mio amato. Tuttavia, mio figlio non è ancora a conoscenza del fatto che sono morta. Se dovessi incontrarlo, potresti riferirgli una cosa? Di non piangere per la morte di sua madre e di diventare un re forte e coraggioso per il suo popolo. E poi, che sua madre gli vorrà sempre bene, per l'eternità. Beh, meno male che hai trovato i tuoi amici e che hai anche ricevuto la tunica degli Zora. Ma non ti starei dimenticando di una cosa importante? L'ultimo cristallo oscuro? Ti ricordi che cosa ha detto Firone, lo spirito della luce? Ha detto che ha bisogno dei cristalli oscuri per sconfiggere Zanti, il dominatore dell'ombra. Quindi, anche se torni indietro adesso con tutta la gente che hai salvato, la tragedia non farebbe che ripetersi. E allora, andiamo? Dobbiamo andare al santuario sul fondo del lago Hylia. Ok, sì, ci andremo al santuario sul fondo del lago Hylia. Ma prima di tutto, andiamo nell'inventario e indossiamo la tunica degli Zora. Yes! Wow, è molto... strana. Però mi piace lo stile. E una cosa che ho deciso in questo preciso istante, la terrò per tutto il resto del gioco, tranne in alcuni momenti. Sì, esatto, è un po' un problema il fatto che rimarrò vulnerabile a fuoco e ghiaccio, ma poco importa. Vabbè, usciamo. E wow, posso nuotare. Posso nuotare sott'acqua. No, nuota in alto, vai verso l'alto, perfetto. La cosa utile da fare è usarla in concomitanza con gli stivali. Esatto. Comunque... prima, e con prima intendo, credo, forse anche due parti fa, perché non so come lo dividerò nell'editing, tutta questa sessione di side quest più storia, abbiamo ricevuto delle lettere che io non ho ancora letto. Quindi, andiamo a leggerle adesso. Ok. Lettera
Nuovi articoli, Mastro Ordigno. Finalmente ha inventato un nuovo tipo di esplosivo. È eccezionale ed è anche ed efficace persino in acqua. Ne abbiamo sempre una bella scorta in magazzino. Quando ne avete bisogno, ricordate che siamo qui per servirvi. Ok, perfetto. Saranno le bombe subacquee, quelle che abbiamo visto in quel negozio. E l'altra cosa è, siamo aperti al pubblico. Il centro turistico di Ranel ha organizzato una gita fantastica. Questa volta andremo a divertirci insieme da Nola e da Marina. Entrambe si trovano presso il bacino del fiume Zora, ai piedi della cascata. Ok. Le discese torrenziali di Nola. Spara i bersagli mentre discendi le rapide. Le frecce esplosive sono distribuite gratuitamente. L'angolo della pesca di Marina. Sfida la natura armata solo di esche. Vogliamo proprio vedere quali pesci prenderai. Ok, vi aspettiamo tutti là. Correte in massa. Va bene. Va bene, erano queste le lettere. Quindi, dato che ci è stato detto da Mastro Ordigno che ha nuovi articoli, andiamo a prendere questi nuovi articoli. Ok, eccoci da Mastro Ordigno. Parliamogli. Salve, ti aspettavo! Ehi, guarda qua, ho terminato la bomba marina! È un'arma eccezionale che si può usare anche nell'acqua, è utilissima, dovresti comprarla. Osserva bene quanto creato da Mastro Ordigno, che sarebbe il sottoscritto. Ok, bombe marine, prendiamole. Nel tuo portapompe ci sono pompe di un altro genere. Va al bancone accanto e usufruisci del servizio di risarcimento pompe per disfarti delle bombe che non usi. Oh, è vero. È vero, è vero. Per adesso facciamolo. Salve, benvenuto nella bottega con le migliori pompe in vendita. Hai già delle pompe? Lasciami dare un'occhiata al tuo portapompe. Senti, ti compro 16 pompe del tipo pompa per 24 rupie. Ti interessa l'affare? Sì. Ok, va bene, dammi le rupie. D'accordo, alla prossima. Va bene. Va bene, sì, compriamo le bombe marine. 5 costano 30 rupie, 10 costano 60 rupie, 15 costano 90 rupie. Allora, quante ne vuoi? Se l'affare non ti interessa, premi B. Prendiamo le 15. D'accordo, le metto nel portapompe. Ok, va bene. Sono aperto 24 ore su 24, perciò passa fai a questi quanto vuoi. Ok, va bene. Adesso abbiamo le bombe marine. Direi di equipaggiarle subito. Ok, equipaggiate al posto del boomerang. Usciamo. E come vedete ho anche equipaggiato gli stivali di ferro, ma li avevo già equipaggiati prima. Direi di tornare lì dove abbiamo ottenuto la tunica degli Zora. No, 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 non voglio essere catapultato alle terme. Va bene. Direi di andare lì dove c'era la... dove abbiamo ottenuto la tunica degli Zora, al cimitero. Ok, siamo arrivati. Direi di tuffarci in acqua e di usare subito gli stivali. Come vedete abbiamo fiato infinito, quindi non dobbiamo preoccuparcene. Usiamo le bombe qua. Ok. Anche queste bombe si possono combinare con le frecce in realtà. Perfetto. E abbiamo aperto questo passaggio, entriamoci.